La manovra economica è in discussione in queste ore perché va presentata. Quindi proposte mille sull'aumento delle tasse in tutti i modi, nascoste, subdole, visibili, non visibili, accorpamento IMU, TASI per aumentare del 13% le tasse sulla casa. Di Maio che non si presenta con i suoi al primo vertice di maggioranza, il PD che si innervosisce, Conte si scontra con Renzi più di una volta perché Renzi vorrebbe l'abolizione di quota 100, ma non riesce a far cadere il governo perché non ha nei sondaggi ancora i numeri per poter andare alle elezioni tranquillo come candidato premier per il centro-sinistra. Quindi finisce lì perché non può far cadere il governo in questo momento, gli mancano i numeri. Intanto Di Maio, orgoglioso, fa un post su Facebook comunicando al popolo i suoi traguardi e dice: per quanto riguarda le famiglie, che per noi sono uno dei pilastri fondamentali, volevamo stanziare i primi fondi per l'assegno unico e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo miliardo. Avevamo detto che avremmo abolito il super ticket sanitario e così sarà, perché curarsi è un diritto. Avevamo detto che avremmo difeso quota 100 e lo abbiamo fatto, resterà intatta. Avevamo detto che avremmo anticipato di un anno la deducibilità IMU sui capannoni al 100% al 2022, migliorando il decreto crescita e lo abbiamo fatto. E c'è un'altra buona notizia, il taglio del cuneo fiscale. Fino ai 26.000 euro lordi ci sarà una riduzione delle tasse. Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. Nella legge di bilancio, aggiunge inoltre il capo politico del Movimento 5 Stelle, non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle SIM telefoniche. E invece le nuove tasse ci saranno. E come? Perché non dice la verità Luigi Di Maio? Andranno a tassare le vincite, a maggior tassazione sulle vincite di qualunque tipo, lotterie. Di qualunque tipo, quindi lì c'è un inasprimento della pressione fiscale che qualcuno pagherà. E poi, ad esempio, c'è l'IMU e la TASI, l'IMU 0,76 e la TASI 0,1 che verranno fuse e farà 0,86. Voi direte: beh, la somma di due cose non vuol dire l'aumento. Sì, però la TASI dello 0,1 lo pagavano pochi, in pochi comuni. Adesso, fondendo le due cose, tutti dovranno pagare lo 0,86%, quindi c'è un aumento per chi non pagava la TASI in molti comuni del 13% delle tasse sulla casa. Quindi attenzione, aumento delle tasse c'è. Perché non dire la coperta è corta, togliamo da una parte e mettiamo dall'altra? Perché la realtà è questa. Si sta ipotizzando l'aumento sulle tasse del diesel, sulla plastica, nel senso la bottiglia di bibita in un contenitore di plastica al supermercato, voi la pagherete di più di una nel contenitore di vetro. Praticamente è la stessa cosa che proponeva Fioramonti sulle merendine, sulle bibite zuccherate, sugli aerei. Hanno riso di Fioramonti. E adesso andranno a mettere le tasse green sulla plastica, ci sarà comunque un costo aggiuntivo che saranno nuove tasse, perché se voi comprate, entrate in un supermercato e comprate una bottiglia di plastica di una bibita, la pagate di più di quella in vetro. Magari quella in vetro non c'è perché le aziende continueranno a farla in plastica e voi vi beccate l'aumento delle tasse. Però Fioramonti no, vuole tassare le merendine, che mostro. Io l'avevo sempre detto anche subito quando l'ha proposta. Una tassa su quella che è cosiddetta il cibo spazzatura è tassato in tutto il mondo. Molti asili e scuole nel mondo vietano che i bambini si portino da casa bibite zuccherate e patatine e briochine perché viene chiamato cibo spazzatura. Quindi non è certo cibo salutare. Quindi la tassa sulle merendine, sulle bibite cassate, non era, zuccherate, non era, è una cosa che negli altri paesi fanno già sulle bibite zuccherate. Sulle merendine no, sugli aerei sì, per esempio, tutti i paesi tassano
sugli aerei, ma non perché l'aereo è inquinante, per tassare. Quindi tassa la plastica, tassa l'aereo, forse è meglio tassare l'aereo che lo prende persone che hanno i soldi per prendere l'aereo, che la bibita che la compra chiunque, chiunque. Solo che poi voi non vi accorgerete più che la bibita che compravate costa leggermente di più e vabbè, saranno i soliti aumenti, le cose aumentano col tempo, quindi voi non saprete, ma starete pagando più tasse. Mentre Di Maio sbandiera su Facebook, attenzione. Comunicazione politica si fa su Facebook o su Twitter, tutti i partiti, eh? Inquietante, ma è così. Quindi su Facebook lui comunica non ci saranno aumenti delle tasse, ma secondo me la questione è un'altra. Sia Renzi che Di Maio si erano messi di traverso, no all'aumento delle tasse. Renzi sta ancora gridando, ma non può fare nient'altro perché non può minacciare di far cadere il governo perché non ha i numeri per andare avanti dopo la caduta del governo. Con un partito dato intorno al 4 correrebbe il rischio di neanche entrare in Parlamento e in Senato. Non di essere il candidato premier, ma di neanche entrare in Senato e in Parlamento perché attualmente con la legge elettorale attuale c'è lo sbarramento al 4%, cioè i partiti che hanno meno del 4% sono tagliati fuori dalla politica. Quindi Renzi non può fare cadere il governo sulla finanziaria, come era nella sua previsione, nella sua cosa che aveva architettato. Di Maio ha capito che i soldi non ci sono. Di Maio ha capito che i soldi non ci sono. Lui dice: che faccio? Dico a tutti: i soldi non ci sono, non ci sono, in questa finanziaria non ci sarà abbassamento delle tasse, assegni per le famiglie, bla bla bla. Niente perché i soldi non ci sono? Perderebbe voti. Perché lui dice: Salvini continua a dire io toglierò le tasse, farò tutto, ma noi i soldi non ce l'abbiamo per farlo. E anche Conte aveva risposto a Renzi: ah, tu dici che il taglio delle tasse sui redditi fino a 26.000 euro lordi all'anno è una sciocchezza, sono pochi soldi, ma noi abbiamo solo quelli. Quindi nel governo sono consapevoli che i soldi non ci sono. Non ci sono. Non ci sono neanche per fare le cose che stanno promettendo adesso. Hanno ipotizzato, speriamo che lo spread rimanga basso. Speriamo di recuperare 7 miliardi dall'evasione fiscale. Quindi loro basano questi 7 miliardi di novità, di abbassamento delle tasse sul cuneo fiscale, su questi 7 miliardi e mezzo che sperano di recuperare dalla riduzione dell'evasione fiscale. Ma è una speranza, cioè loro stanno utilizzando dei soldi sperando che arrivino, ma non ci sono in arrivo, è una supposizione, una speranza. E molti dicono: attenzione, che nessun governo italiano è mai riuscito a recuperare 7 miliardi in una finanziaria dalla lotta all'evasione fiscale. Intanto, cambiando argomento, ma rimanendo sempre sui 5 Stelle, c'è il nodo dei rimborsi. Non restituisce il 25% dei parlamentari i rimborsi al Movimento 5 Stelle, cioè uno su quattro non gli dà più quei fatidici 1.500 euro. Probabilmente li stanno mettendo da parte, visto che con la fine del secondo mandato sarebbero tagliati fuori, li stanno mettendo da parte come cuscinetto per la disoccupazione a cui andranno incontro molti, dovranno cercarsi un altro lavoro. E tanti dicono: io non te li do, poi fammi causa, poi che causa mi puoi fare? Cioè mi stai obbligando a ridarti, a darti dei soldi dal mio stipendio, e anche se non te li do, cosa puoi fare? Buttarmi fuori dal movimento, e tanto con la fine del secondo mandato tanto sono fuori lo stesso. Poi mi butti fuori, vado nel gruppo misto, io continuo a prendere lo stipendio fino a quando il movimento regge. Poi mi butti fuori, magari hai anche un voto in meno se mi butti fuori, perché magari io non voto più la fiducia al tuo governo. Quindi diciamo che il modo di contrastare questo il Movimento 5 Stelle non ce l'ha. In altri tempi, o a un inizio legislatura, forse era più forte questa cosa, mi devi dare i soldi, ma adesso no. Ma Di Maio annuncia che si procederà a un piano di tre fasi che punta a contrastare chi non è in regola con le
restituzioni, che poi non è una restituzione perché è un regalo che fanno al Movimento 5 Stelle. Dal Movimento 5 Stelle quei soldi non è che li mette nel conto economico dello Stato, li tiene. Quindi prima una lettera, poi la citazione in tribunale e nei casi estremi il pignoramento. Ma veramente loro possono andare a farsi a far valere questo diritto in tribunale? A fare pignorare lo stipendio? Realmente parlamentari e senatori sono obbligati a dare il loro stipendio al Movimento 5 Stelle? Io personalmente ho dei grandissimi dubbi che si possa obbligare un parlamentare, un senatore a dare dal proprio stipendio al partito dei soldi tramite anche un contratto che magari hanno firmato. Secondo me no. Secondo me molti si sono già rivolti a degli avvocati chiedendo se era lecito o non lecito questa cosa, e secondo me gli avvocati gli avranno detto: ma non pagare, non ti preoccupare, che non dovrai dargli mai più un euro. Ma dalla piattaforma Rousseau, a cui parlamentari e senatori devono versare ogni mese 300 euro al mese, caspita, una bella cifra comunque, anche se ne guadagnano tanto, 300 euro sempre, molti non versano, e la piattaforma Rousseau gli ha mandato un messaggio con scritto: se non paghi non sarai ricandidato. Ma molti dicono: io sono al secondo mandato, ma chi mi ricandida? Mi avete escluso? Ma sono sicuro, sono certo che se toglieranno la clausola del secondo mandato, tutti correranno a pagare dicendo: ho avuto delle difficoltà, un attimino mi ero dimenticato, no? Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.